Dal menu principale seleziona Outlook e clicca su Preferenze. Nella finestra di dialogo Preferenze di Outlook, clicca su Account. Dalla schermata che appare, clicca sul tasto principale Aggiungi account email in caso di prima configurazione. Solo se in precedenza hai già configurato altri account, nella barra laterale in fondo a sinistra, seleziona il tasto Più e clicca su Nuovo account. Nel campo indicato inserisci l'indirizzo completo della casella che vuoi configurare e clicca su Continua. Attendi pochi secondi affinché il client rilevi le informazioni e poi inserisci i dati richiesti. Dal menu Tipo seleziona la voce IMAP. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, puoi digitarla nel campo indicato. Spunta il checkbox Mostra password per visualizzare in chiaro la password. Nel campo Server posta in arrivo digita l'indirizzo imaps.pec.aruba.it e accertati che il numero di porta sia la 993. Nel campo Server posta in uscita digita l'indirizzo smtps.pec.aruba.it e accertati che il numero di porta sia la 465 e che per entrambi i server sia abilitata l'opzione Usa SSL per la connessione. Infine clicca su Aggiungi account. Attendi pochi secondi. L'account Aruba è stato aggiunto correttamente. Clicca sul pulsante Fatto e chiudi la finestra. Prima di considerare terminata la configurazione del client di posta, esegui un test di controllo inviando un messaggio sull'indirizzo di posta certificata al fine di verificare l'invio e la ricezione dei messaggi. Per eseguire la verifica accedi alla Webmail PEC, raggiungibile dal pulsante in alto a destra del portale www.pec.it. Oppure apri una nuova pagina web e digita webmail.pec.it. Autenticati con il nome della casella PEC e la relativa password. Assicurati che il messaggio inviato tramite il client di posta Outlook sia visibile nella cartella posta inviata della webmail, in modo da confermare l'avvenuta sincronizzazione della cartella stessa.